siamo qui con l'assessore Giacomo Giugliusa e ci vuoi dire che cosa c'è qui? Buongiorno a tutti, siamo qui lungo via Isacco Newton, c'è diciamo, tutta una parte di terreni di proprietà del Comune di Roma e che gestiamo come municipio e sono dedicate ad orti urbani. C'è un problema con una parte delle aree che ancora sono utilizzate da persone per diverse attività, sia residenziali che per allevamento o comunque per custodia di molti cani. Quindi noi siamo venuti un attimo a regolarizzare la situazione perché ci sono dei cani che sono in cattive condizioni proprio di Salute, sì. salute e sono all'interno di piccoli recinti. Abbiamo il dubbio che vengano non maltrattati ma comunque non curati a sufficienza. Quindi abbiamo deciso di pettinare un po' la situazione e fare un po' di Stiamo chiarezza, insomma, su proseguendo queste aree pubbliche. con un sequestro a seguito della verifica di alcuni chip su alcuni cani, quindi abbiamo trovato alcuni proprietari che abbiamo Sì, invitato a venire immediatamente qui. c'è anche un allevatore, quindi abbiamo individuato un attimo un po' la storia anche di questi cani che hanno delle residenze anche fuori Roma e allora stiamo cercando di capire un attimo qual è la storia, il motivo per cui sono custoditi in queste aree pubbliche e tenuti in questa maniera. Alcuni stanno molto male e prevediamo di spostarli quanto prima da questa situazione entro qualche ora. Ci dicono che diciamo, la proprietà è di alcune persone anziane che abitano qui nel circondario e che ritengono in questi recinti, però insomma, non sono Va bene. condizioni che noi, per noi sono per noi accettabili. Qui forse c'è chiuso un altro cane. Sono riusciti a prenderli. Che verifichiamo se non uccidi. Tanto c'è l'accesso appresso.